l'uomo sta viaggiando attraverso il flusso della vita, attraverso le sue azioni, da un'azione all'altra. La sua è una continua attività, segnata dal karma in tutto. Ma il peccato è che non conosce la giusta tecnica del karma, il modo di operare del karma. Il frutto dipende dal seme, dal terreno, dal letame, dalle cure e dalla recinzione. Il frutto del karma deve tener conto delle tendenze e anche delle conseguenze delle attività nelle vite precedenti. Il vasaio prende l'argilla e produce pentole e padelle. Esse sono Brahmaya, prodotti della terra. Il vasaio Brahma fa gli uomini, la cui natura è Ananda, Sat e Chit, beatitudine assoluta, esistenza e coscienza. Annotate la differenza e modellate le vostre attività di conseguenza. Agite in accordo con ciò che dichiarate di essere, questo è il vero Dharma. C'era una volta un attore che andò da un re a Darbar e andò con il ruolo di monaco. Il re lo onorò come un grande monaco e gli fece varie domande sulla sadhana, sulla filosofia, alla quale rispose usando un vocabolario immenso e profondo con termini appropriati. Il re era molto contento e ordinò al suo ministro di portare un piatto di monete d'oro come offerta al santo. Il monaco respinse il dono. Egli disse ciò come una persona che aveva rinunciato ad ogni attaccamento e desiderio. Non riusciva nemmeno a guardarlo e se ne andò. Il giorno dopo, lo stesso attore venne al palazzo come un artista, travestito da donna, una grande ballerina. La sua danza fu molto attraente nell'esporre le sue arti, molto ortodossa e sobria. Il re apprezzò molto e il ministro portò il piatto di monete d'oro. La ballerina rifiutò perché era troppo, secondo lei era una piccola ricompensa per l'abilità che aveva esibito. Il re sospettò dalla voce che fosse lo stesso Sannyasin del giorno precedente, che gli stava davanti come artista, ballerina, femmina. Quando comprese che la sua supposizione era corretta, gli chiese perché oggi, quel giorno, chiedeva di più, mentre si era rifiutato di prendere lo stesso regalo il giorno precedente. E l'attore rispose: ieri ero un sannyasin e quello era il mio dharma, il mio compito, cioè di rifiutare le monete d'oro. Oggi sono un ballerino, una ballerina, e quindi il mio dharma è quello di guadagnare tanto come ricompensa che mi è dovuta. Il dharma dell'uomo è coltivare le sue facoltà per la grande avventura di realizzare l'unità, la sua unità, con la sostanza fondamentale dell'universo. Una sostanza che è senza attributi, ma tuttavia è formata da attributi con nomi, forme e funzioni. Ciò è dichiarato nel Mahavakyas, una scrittura sancita nei Veda ed elaborata nelle Upanishad. Per avere una mente e l'intelligenza
fissata in quell'unità, l'uomo deve meditare su esse nel silenzio e nella solitudine, sotto la guida di un guru. Se l'insegnante stesso fornisce le risposte per le domande che chiede, come può progredire l'allievo? Se l'allievo è lasciato solo a se stesso, sarebbe inerme. Se gli viene chiesto di scarabocchiare qualunque cosa, potrebbe fare solo scarabocchi. Quindi l'insegnante deve tenergli la mano e addestrarlo nei movimenti. L'abilità della mano e del cervello devono essere quindi rafforzati dalla mano, dalla guida di un guru. L'allievo deve coltivare la concentrazione. Quando l'attenzione fluisce in tutte le direzioni, non possono esserci dei progressi. Un buon insegnante deve amare l'allievo e guidarlo passo dopo passo. Praticando la meditazione nel silenzio e nella solitudine, si può a tempo debito stabilire il silenzio e la solitudine nel cuore, anche se ci si trova nelle strade più trafficate. Ora si trovano delle pugie dei santuari domestici, situati nelle cucine. Lì gli odori della cucina attaccano le narici, i suoni della frittura e il suono dell'ebollizione attaccano le orecchie e la mente viene distratta dalle voci e dai rumori. Come può la concentrazione crescere in un'atmosfera del genere? Il silenzio deve essere attivato dentro se stessi. E con se stessi, vale a dire, bisognerebbe parlare di meno e pensare in modo più deliberato, più discriminante. Si deve cercare di svuotare la mente dagli impulsi, dai pregiudizi e dalle preferenze. Quindi l'uomo deve sforzarsi di raggiungere la sua vera natura, o Dharma, che è divina, Dharma Svarupa, rettitudine personificata. Questo Sahaja Svabhava, natura innata, si trova nei bambini. In quel punto, in quello stadio, l'uomo è intatto dalle sollecitazioni e dalle tensioni dei sensi. Quindi si diverte nella sua realtà, cioè nella gioia, nella pace e nell'amore. Rendetevi stabili in quel livello, in modo da poter condurre una vita dharmica. Questo è lo svadharma dell'uomo. Questo, il dharma, salva coloro che fanno affidamento su di esso. Ecco perché il conflitto in Pakistan è terminato. Esso stesso il 22 del mese. Questo Navaratri è la festa della madre Durga, quando ha sconfitto e distrutto le forze del male ed è stato un momento propizio e condiviso. E questa festa non è stata cancellata. Alcune persone non sapevano che il conflitto sarebbe terminato presto. Per scoprire la propria realtà e dimorare in quella pace divina, non è necessario rinunciare al mondo e andare verso l'ascetismo. C'era un guru che consigliò a un ricercatore di andare nelle foreste e di vivere lì. Vai, disse. Come puoi avere pace nella piazza di un mercato? Ad un altro ricercatore disse, resta dove sei. I due ricercatori in seguito si incontrarono e confrontarono le direttive ricevute. E uno disse, ma perché ha dato questi consigli contraddittori? Forse non lo abbiamo sentito e ascoltato correttamente.
Quindi tornarono da lui. Ma il consiglio che venne dato ad ognuno era basato sulle conquiste di ciascuno e su ciò che era meglio per l'uno e per l'altro. Il distacco è l'ottenimento cruciale. Una persona lo può coltivare sia nella giungla che in casa. Quando Shivaji venne alla presenza, andò in presenza di Tukaram e portò con sé un palanchino decorato, Tukaram si rattristò dicendo: "Perché hai portato questa barella? Quale cadavere dovrebbe salirci sopra?" Ma Tukaram conosceva il Dharma che avrebbe seguito il recluso, conosceva i pericoli di cedere alla tentazione. Non c'è nessuno più in alto di un devoto la cui mente è fissata nella verità. Egli è molto di più di un imperatore. Per quanto mi riguarda, io prendo in considerazione la devozione, tuttavia potreste chiedervi perché ad alcune persone vengono assegnati posti speciali qui. Avete sentito il detto come il re, così anche i sudditi. I governanti devono essere portati qui in modo che possano vedere, ascoltare e conoscere le cose che sono importanti e lasciarsi ispirare dalla devozione che riempie l'aria, in modo che possa essere poi condivisa nel paese, in tutto il paese. Le leggi passano e il sistema amministrativo che operano su alcuni dei mezzi con cui gli ideali della nazione possono essere messi in pratica sono stati selezionati per questo scopo. Hanno la vostra fiducia e hanno vinto l'approvazione di migliaia di persone e devono essere trattate con una certa considerazione. Quelle migliaia vanno guardate con rispetto e trattarli con cura. È per poter dare beatitudine ai devoti che io ho organizzato questo festival. Non ho altro desiderio. Non abbiate dubbio sulla vostra fede.